dovrai trascorrere 24 ore nella tua mini casa di cartone. Alla fine ti abbiamo riservato un premio, un regalo. Aia! Oh ragazzi, scappa troppo la pipì. Allora. Ragazzi, non ce la facevo più ora, però mi devo sbrigare. Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvo e io la mamma Cinzia. E all'appello manca una bambina, e sì, manca la Giorgetta, perché è ancora a scuola. Perché abbiamo iniziato prima il video? Perché oggi sarà un super video, un video sicuramente che vi piacerà tantissimo e che dobbiamo proprio prepararlo prima che arriva Giorgia dalla scuola. Oggi Giorgia dovrà trascorrere la sua giornata in un posto molto speciale, particolare, e se riuscirà a superare la sfida vincerà un super premio. Questo posto è un posto molto speciale. Qual è quella cosa che piace fare a tutti i bambini a casa? Costruire delle case con coperte e con le sedie, ma in particolar modo piace ai bambini costruire le case fatte di cartone. E quindi, come avete capito, Giorgia dovrà trascorrere 24 ore nella sua casa di cartone. La casa è già pronta, ma adesso vi faremo vedere come io e la mamma Cinzia l'abbiamo costruita. Ragazzi, ve la farei vedere in anteprima, però il problema è uno, che Giorgia sta per arrivare, mancano solo 2 minuti, quindi rimanete incollati agli schermi del vostro cellulare o del vostro computer, così vi faremo vedere la casa in diretta insieme alla Giorgia. Ora, sta arrivando, eh! Bene, siamo arrivati! Giorgia, io ti ho messo la benda perché abbiamo preparato una super sorpresa per te! Ora ti porto lì davanti e quando gli dirò 3 ti toglierai la benda. Sì, babbo. Andiamo. Giorgia, ci siamo. Tu sei pronta? Sì, babbo. Ok. 1, 2, 3, vai. Non ci credo, babbo, è bellissima. Vado a farla. Hai visto? Wow. È una vera casa. Ah, vado a vedere, guarda attorno, abbiamo fatto le finestre. Wow, ma la casa ok, ma le finestre... Come... Ma guarda cosa c'è sopra. Il comignolo, anche il tetto. Guarda la tuta. Qui c'è anche il balcone, e qui ci posso appoggiare anche qualcosa. Esatto, brava. Vediamo se ci stai dentro. Ci sto completamente bene. E allora Giorgina, ti piace questa casa di cartone? Un sacco babbo, è bellissima. E allora Giorgia, inizia il gioco. Ma quale gioco? Ti abbiamo preparato questa casa per farti fare un gioco. Cioè dovrai trascorrere 24 ore nella tua mini casa di cartone. Che ne pensi? Mi piace un sacco babbo questa idea. Sì, però ascolta bene, perché c'è una regola, che è una regola molto importante, cioè dovrai trascorrere 24 ore nella tua casa di cartone, ma non ti puoi allontanare, cioè puoi girare attorno alla casa, ma non ti puoi allontanare per nessun motivo, cioè né per fare pipì, né per andare a bere e né per mangiare. Ci siamo capiti? Però così è difficile, ma... amore, è qualche piccolo ostacolo ce lo dovevo mettere, però ti dico questo, che se riuscirai a passare le 24 ore, alla fine ti abbiamo riservato un premio, un regalo. Va bene, va bene. Accetti? Un sacco accetto. Ok, e allora Giorgia, prima di iniziare ti darò 10 minuti per andare a prendere tutto quello che ti serve per vivere 24 ore nella tua mini casa di cartone. 3, 2, 1, via! Allora, la prima cosa che mi serve per andare in quella casa che devo stare 24 ore è bere e mangiare, quindi plum cake e acqua. Ok, prendo un plum cake e poi prendo un altro plum cake. Allora, intanto prendo
per dormire. Poi la copertina. Vado. Aspetta. Se io prendessi anche il Nerf, ok? Giorgia, sono finiti 10 minuti. Hai preso tutto? Sì, babbo, ho preso tutto. Guarda, c'è la casa piena. Bene, e allora, da adesso partono le 24 ore! Ragazzi, il gioco è partito, ma secondo me non riuscirà a starci 24 ore, perché tra qualche oretta si stancherà e uscirà fuori. Ok, la casa è molto bella, però manca un po' di colore, quindi ho voglia di disegnare! Mi sono portata anche il mio astuccio pieno di pennarelli. Allora, prendo il colore fucsia, vediamo se si vede. Ok, sì. Gira. Vedete come c'hanno tutti gli orsi? E poi la parte più difficile, il corpino. Vi piace il mio orsetto? Ok, ho finito, vi piace ragazzi? Ok, Giorgia, qui, vi piace ragazzi? Ora è più colorata? Ok, però mi sono dimenticata di fare una cosa, mi sono dimenticata di fare la pipì, però dai, vabbè, non, ora non mi scappa tanto. Vi faccio vedere cosa c'ho dentro la casa. Allora, qui c'è la chitarra, qua sotto c'è il cellulare, la Nerf, qui c'è il cuscino e la coperta, così se mi viene sonno posso dormire al calduccio, poi il pigiama per dormire, la spazzola delle bambole, e qui c'è la cassa di registramento, le Barbie. Questo qui è nuovo, me l'hanno regalata ieri. Poi la borraccia e due plum cake, così se mi viene fame mangio. Ho avuto fame. No, niente. Ragazzi, io li amo i plum cake. Mi è andato sul naso. La commessa. Ok, in apertura cassa 2. Allora, ciao commessa, vorrei comprare questa bambola. Va bene. Ecco, può mettere pure il codice. Va bene. Non lo guardate voi, ragazzi. Ok, fatto. Hai speso 7 euro, ok, va bene. Ok, perfetto. Hai speso 14 euro. Mammina, più di prima. Va bene, ci credo, sono più cose. Ragazzi, sono passati circa già 45 minuti. Andiamo a vedere che sta facendo. Vediamo che sta facendo. No, sta colorando la sua casetta. Ok, sembra tutto regolare, si sta comportando bene. Ah, apriamo per bene le finestre e facciamo respirare questa casa. Ah, respira, respira. Ok, qui mi sembra molto aperta per bene. E Barbie, vuoi stare un pochino qui a vedere qualcosa? A vedere il panorama? Sì. Ok, va bene, ti porto anche la tua amica. Va bene. Eccola qui. Se ci sta. Ciao, ho un impegno, scusami, non sto in piedi, devo andare dal dottore. Sono fatta la doccia di nuovo. Missione giungla, missione giungla e missione giungla. Ma ci vado con te in questa nuova avventura. Niente paura. Oh, però ragazzi, non ce la faccio più a cantare. Mi scappa troppo la pipì, però non posso andare in bagno perché mi stacco dalla casa e perdo la sfida e il babbo non mi dà il regalo.
È scappata troppo, vabbè, continuiamo a cantare. Ma ci vado con te, ma ci vado con te in questa nuova avventura, niente paura. Ho fatto la commessa, ho mangiato, praticamente ho fatto merenda, ho cantato, ho giocato un pochino con queste e ora però non so cosa fare. Non so cosa fare, mi sto annoiando un sacco. Qua vi ricordo che c'ho il Nerf, così se chiamo il babbo lui viene qua, io da qui faccio così e le sparo. Babbo! Avete sentito? Secondo me si sta arrendendo. Arrivo Giorgia, ti sei arresa, è vero? Arrivo, aspetta un attimo. Arrivo Giorgia, non lo so che ti sei arresa. Niente regalo, niente regalo, niente regalo. Aia! Oh che male, che male. Giorgia, non è stato così divertente però, eh? Ora ti controllo, appena tu esci un metro dalla casa ti faccio perdere. Ok, rientro dentro. Aia, che male. Che comunque si scherzi, che dico? No, non c'è. Ma eppure ero sicura di averlo portato. No, è lì sul divano. No, non è giusto. Però se lo vado a prendere il babbo mi vede e perdo il gioco. Uffa, perché io ragazzi, guardate, posso stare solo qua al bordo, non posso andare più lontano della casa. Però c'ho un'idea. Babbo, 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 dove sei? Che c'è Giorgia? Dove sei? Come dove sono Giorgia? Che non lo vedi? Sono qui in cucina, no? Hai bisogno di qualcosa? No, babbo, faccio quello che chiede. Ok, perfetto. Sono proprio un genio. Uè, ragazzi, sono passate circa 8 ore, ma Giorgia non muore la presa. Vuole proprio vincere, eh? Giorgia, tutto a posto? Sì, papà. Ti arrendi? No. Sei sicura? No. Dai, arrenditi. Va bene, allora dopo. Wow. Ragazzi, non ce la faccio più a guardare il tablet, mi scappa troppo la pipì. Come faccio ora? Lo sapete che vi dico? Visto che sono anche stanca, provo a dormire, così non ci penso più. Qualcosa per andare a fare la pipì perché mi scappa troppo, non resisto. Ho un'idea. La voce rispondi, ti prego, dai, rispondi, devo fare una cosa. Pronto? Pronto nonna, sono Giorgia. Ciao Giorgia. Senti, mi faresti un favore? Dimmi. Quando io poi riattacco, chiameresti il babbo e lo tieni occupato per qualche minuto perché gli devo fare uno scherzo. Va bene. Ciao. Ciao. Oh, sono nonna Antonia. Pronto? Oh, nonna Antonia, dimmi cosa c'è? Ah, tutto bene, aspetta un attimo. Giorgia, vado un attimo su a parlare con la nonna Antonia. Te fai la brava. Ok. Allora. Ragazzi, non ce la facevo più ora, però mi devo sbrigare. Ragazzi, mi raccomando, non scrivete proprio nei commenti che io sono stata in bagno, perché sennò il babbo mi deve il regalo, io lo voglio però.
Ragazzi, fora è buio. Sono passate 24 ore, Giorgia penso che dalla casa non si sia mai spostata, quindi ha vinto il premio che ora gli porteremo. Allora ragazzi, qui ho il premio della Giorgia che ora gli porteremo insieme, venite con me. Giorgina, dove sei? Sono qui. Oh, senti un po' Giorgia, sono passate le 24 ore fuori buio e io direi che ti sei aggiudicato il premio per questa sfida, cioè 24 ore nella casa di cartone. Ma prima di tartelo volevo sapere se ti eri divertita. Un sacco, papà, guarda che cosa ho combinato qua sopra. Ho visto, anche c'è una confusione, guarda, la tua casa sembra quasi la tua cameretta, sempre in confusione. Esatto. Ma dimmi un po', non ti sei mai annoiata? Qualche volta, ma poi mi sono messa a disegnare e mi è piaciuto. Ok, e siccome io ho lavorato un po' tanto e non è che ti ho guardato sempre, siamo sicuri che non ti sei mai spostata dalla casa? No, babbo, non mi sono spostata dalla casa, sono stata sempre vicino al tappeto. E allora ti sei aggiudicata questo regalo! Grazie, non mi sorprende! Certo! Che cos'è? Che cos'è? Sei contenta? Allora, questi sono dei mini affarini che tu li puoi unire insieme e ci puoi costruire delle persone, degli animali, tutto quello che ti pare. Grazie, mi piace un sacco. Wow! Ragazzi, se questo genere di video vi è piaciuto, scrivetecelo nei commenti, anzi suggeriteci quale altro posto possiamo rinchiudere Giorgia per 24 ore, ok? E anche per oggi abbiamo terminato un altro video, spero che sia stato divertente. Se vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella di aggiornamenti se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande wow! Apriamo che giochiamo. Sì.